tanti fumetti, tra l'altro. Signore, siamo qua, siamo in live, siamo con Pamela Poggiale, che è da questa parte. Ecco qua, abbiamo Federica, questo è facile, vado verso in basso, perché, solito. E invece abbiamo Veronica, ormai ho imparato a... è proprio nell'ultimo posto in cui penso dove dovrei indicare, ma invece ce la faccio bene. È bellissimo essere qua con Pamela, siamo andati a scavare proprio nella tana dove lavora e vive. Grazie per l'invito. Ma era perché noi abbiamo già parlato di colorazione, no? Anche proprio ad alti livelli, insomma, con il massimo esponente della materia italiana, ma a noi ci piace invece anche proprio scavare nella vita, no, delle classi popolari, proprio nelle periferie. Nelle balie troviamo proprio Pamela che fa dei lavori poi che sono quelli che tutti voi comprate e apprezzate e ammirate, insomma, al di là della grande prova d'autore c'è proprio il lavoro di tutti i giorni, c'è proprio la massa di albi che avete in casa, dove Pamela sicuramente avrà qualcosa da dire. Cioè, prima di tutto, chiaramente, al solito... faccio questo bellissimo rito sciamanico ormai, dove condivido il mio schermo solo per il piacere di ricaricare questa pagina e rivedere me stesso che agito le mani in maniera informe. Tra qualche momento, eccolo lì, infatti, lo sapevo. E per indicarvi che c'è questo bellissimo link azzurro, che voi lo vedete, come lo vedete, attirati come mosche dal fiore. Come api dal fiore, fate un click e vi ritrovate in questa pagina che per noi è essenziale, perché voi fate un click di nuovo su questo pulsante e finalmente noi sappiamo chi siete. Vedete un attimo, noi vediamo chi il vostro avatar e tutte le cose belle, insomma, che ci potete raccontare. E questo per noi è importante, soprattutto per chi legge, almeno sa chi sta intervenendo in quel momento, c'ha un nome, un cognome, una faccia e lo andiamo a cercare, insomma, quello è il punto. Pamela, ecco, noi vorremmo veramente, siamo contenti di sapere innazitutto chi è quella figura in fondo che si agita. Il mio compagno, okay, accanto a me a lavorare. Vi date le spalle. La visione dallo specchio. Ah, è lo specchio, in realtà, quindi è davanti a te. Ecco, sì. No, è di fianco, ma lo specchio è abbastanza grande. Salutaci, faccelo salutare. Ci dispiace per il disturbo, signore. Ti voglio salutare. Purtroppo adesso... Scusate per il caos. Ecco. Ciao. Salve. Siamo noi, va tutto bene, va tutto per ora. Dicono che va tutto bene per ora. Pamela, veramente, io vorrei chiederti innanzitutto, appunto, com'è nato tutto, com'è nato il tuo momento in cui ti sei detto adesso voglio colorizzare fumetti, ammesso che sia andata così, perché potrebbe anche essere andata in un altro modo, magari volevi fare la segretaria d'azienda e poi... Assolutamente sì, era il mio sogno. Come molti, no? C'è gente che ha studiato geologia, ho saputo, no? E tanti poi hanno studiato geologia. A disegnare robot e cose del genere. Quindi, parti pure, tranquilla, e spiegaci un attimo... Allora, io in verità ho studiato alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze per fare la fumettista. Ah, vedi, avevi già qualche idea, insomma. Ma prima ancora, andiamo ancora più indietro. Ancora cosa più facevi? Indietro. Eri alle medie o c'è stato qualcosa in mezzo? No, ho fatto... alle superiori ho fatto stilista di moda. Ah, vedi. Sì. Quindi c'è stato... è lì il trauma che è arrivato a un certo punto. No, il trauma è arrivato perché, per sfortuna, nell'anno in cui sono entrata io c'è stato un cambiamento dei professionali. E hanno levato quasi tutte le ore di disegno. No, ma come, stilista? Bellissimo. Cosa hanno lasciato? Sartoria, modellistica. Ah, vabbè, però disegno, quindi, dice no. Ho avuto un po' di sfortuna. No, vabbè, io ho sempre comunque disegnato, fin da piccolina. Era proprio la mia passione. Poi ho fatto in verità altre cose, mi sono un po' persa. Ho fatto l'università.
Di psicologia. Volevamo scavare, vedi, se non te le chiedevo non l'ho finita cose, non perché a un certo punto, un po' in ritardo, mettiamola così, ho voluto darmi l'opportunità di fare in verità qualcosa nel mondo del fumetto, che era quello che avevo voluto sempre fare. Su consiglio della tua psichiatra, ho detto lascia psicologia. Esatto, della psicologa, sapevo che c'erano. E quindi ti sei guardata intorno. E mi sono iscritta alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze e ho fatto fumettista, quindi che poi, non diciamo, è proprio uguale. Ti ha visto ritornare in veste di docente, quindi insomma qualche sì, cosa la, nel mezzo Design di Academy. Buono. Sì. È successo, insomma, qualcosa di buono nel frattempo. Assolutamente, no, io non mi lamento. Sono molto contenta di come è andato il percorso. E quindi sono uscita dalla scuola e di colore sapevo qualcosa, ma non ero così tanto formata, perché ovviamente avevo fatto un altro percorso. E ho avuto la fortuna che un mio insegnante, Alberto Pagliaro, ha chiesto a me e altri miei compagni del corso di aiutarlo per la colorazione di un volume. E quindi è nato tutto da lì, in verità. Ah, quindi lui ti ha dato le prime basi? Sì, ha seguito sul lavoro a me e agli altri ragazzi, e quindi lì è stato il mio primo vero approccio alla colorazione. Quindi posso dire di essermi formata più sul campo che in verità tramite corsi. Buono. Lavoro di bottega, esattamente, è bellissimo, però anche i contro, perché ti trovi magari a gestire delle situazioni e dici ok, questo cosa significa, perché a me nessuno mai me l'ha spiegato, e quindi ci arrangiavamo a cercare informazioni, a dire oddio, questa cosa come la risolviamo insieme sempre a questi altri ragazzi, e quindi insomma è nato un po' per caso, forse possiamo dire così. Quindi Pamela nella Firenze del Cinquecento si è andata a bottega, giustamente, si è formata come colorista, insomma, come tutti, come insomma i vari insomma, protagonisti del Rinascimento, uguale, insomma, fatto anche lei. E quindi questo volume poi è stato il primo, l'inizio. Sì, per Casterman, in Francia. Eri già andata su... Anche perché Alberto, insomma, è un grande artista, quindi lavora per comunque case editrici grosse, quindi lui aveva quel lavoro e su quel lavoro noi gli abbiamo dato una mano. Comunque ti eri già orientata nel mondo franco-belga, insomma, nel fumetto d'autore francese? Sì, diciamo che nella prima parte del mio percorso è stato tutto in Francia, perché da lì è piaciuto come avevamo lavorato. Quindi ci sono stati altri volumi con Casterman e poi dei volumi con Soleil. Quindi è nata da questa occasione che ci hanno dato e è andata bene. Tutte case editrici con un nome francese, quindi effettivamente sono francesi. Sì. A parte questo. Sì. E c'è qualcosa di quel periodo che ci puoi far vedere magari nelle tue varie presenze online? Anche perché ti sto parlando del 2008. Mi sono permesso intanto di caricare la tua pagina. 9. Non so se su Instagram invece hai più cose di meno, insomma, questo no, Instagram l'ho aperto, diciamo, da pochissimo, e quindi ho comunque le ultime cose su cui ho lavorato. Allora stiamo sulle prime che sono invece sono qua, credo, non lo so. No, non sono nemmeno lì, perché ti parla del 2008 e quindi proprio... Allora mostracele tu, vogliamo vedere veramente un po'... Qualcosa dei volumi vecchi? Qualcosa sì, così, tanto per vedere allora un attimo... Allora vado a prendermi, perché è digitale... Fisicamente? Ce l'hai... Sì, alcuni dovrei averli, un attimo, vado a cercare. Ah sì, facciamo questa simpatica gag. Tra l'altro, ecco, stiamo iniziando, oggi è venerdì, ma la settimana inizia di lunedì, no? Da noi. E la prossima settimana sarà quella di Luca Comics and Games.
Che quest'anno noi faremo di tutto per viverla, essere presenti. Stiamo preparando tantissime cose dietro le quinte, cose incredibili, per non farvi assolutamente mancare l'esperienza di tutti gli anni, ma non sappiamo assolutamente, aspetto che mi telefoni il presidente del consiglio tra poco, perché non sappiamo ancora. Avendo fatto il trasloco, ancora ho gli scatoloni, la roba degli scatoloni, era questo. Pamela fa molto spesso dei traslochi per sfuggire. Qui c'erano diversi autori con diverse storie e io sono in una di queste storie con un'altra collega. Ok. E questo è di lei, non so se si vede. Com'è? Il tuo è un percorso tipico, secondo te? Com'è andata? Perché io mi ricordo, ecco, che avevi iniziato... No, io credo che il mio sia un percorso un po' strano, perché ora, oggi soprattutto, ci sono dei corsi da seguire e quindi di formazione. Io non avevo tante di quelle nozioni che invece tipo nel corso insieme a Katos cerchiamo di dare ai ragazzi, che sono delle cose che facilitano il lavoro. Perché sai già più o meno in cosa ti potresti imbattere, anche se poi è così vario, sì, le casistiche. Ogni casa editrice ha magari le sue richieste, o preferisce il lavoro in un modo o vuole che si lavori in un altro, quindi saperle tutte forse è impossibile, però dare comunque dei punti fermi su magari una lavorazione o appunto su... questo è interessante. Quali sono le differenze? È valido. Perché tutti quanti oramai usiamo praticamente il digitale per colorare, no? E quindi le regole più o meno della colorazione, le regole tecniche più o meno dovrebbero essere più o meno uguali l'une alle altre. Quali sono invece le richieste di una casa editrice rispetto a un'altra? Ora, allora, a parte magari una... fare l'esempio della differenza che ho trovato tra il mercato francese e Disney. Io poi ho lavorato anche per Disney, dopo il mercato francese. E lì c'è stato delle richieste che erano diverse, anche perché il prodotto su cui si andava a lavorare era diverso. Era sempre un fumetto, quello per Disney, ma era un fumetto che usciva in un magazine che era tratto da un videogioco. Oddio, mi sono già perso. Cioè, un magazine tratto da un videogioco che... Allora avevano acquistato il videogioco e avevano fatto intorno al videogioco ovviamente tutta una serie di gadget e una rivista in cui c'era anche dentro un fumetto appunto con i personaggi del videogioco. E in quel caso lì loro ti davano tutti i colori che te dovevi utilizzare. Cioè io avevo tutti i colori per ogni personaggio, tutti i colori delle luci di ogni personaggio, tutti i colori delle ombre di ogni personaggio. Quindi dovevi proprio lavorare su una gabbia strettissima. Avevo uno swatch lunghissimo, con scritto ombra, Caio, luce, Caio, colore base, Caio. Voi pensavate che fosse facile, prendo un colore lo butto, col secchiello magari. Diciamo in quella lavorazione, ovviamente, perché era proprio da personaggi già esistenti che dovevano essere riprodotti in modo fedele, c'era una griglia un po' più stretta in cui muoversi, rispetto magari invece al fumetto classico. Quindi dipende anche dal lavoro e dalla casa editrice, a seconda di quello poi cambia quello che ti chiedono e magari cambiano anche la lavorazione del file. Mentre invece se lavori, quando hai lavorato insomma per case editrici francesi, anche lì ci sono state queste problematiche o magari c'era più libertà? C'erano le direttive colore, assolutamente, e poi avevi un editor che ovviamente ti seguiva durante tutto il lavoro, che è stata una manna dal cielo, perché se hai un editor in gamba riesci a fare un lavoro 10.000 volte meglio. Perché comunque è una persona che ha esperienza, che sa vedere le cose che magari te, ancora neofita, non riesci a ancora inquadrare, e quindi ti fa migliorare con tanti consigli, e quindi è una cosa, secondo me, utilissima l'editor.
Ci puoi fare qualche esempio? In cosa è stato essenziale nello svolgimento di un lavoro? Se ti pensi che comunque io ho cominciato che non ero così, cioè, skillata, si può dire. Skillata, si può dire. E quindi io magari non riuscivo a notare delle cose quando facevo una tavola che in verità potevano dare una miglioria. Non so, dei colori da mettere magari dentro le quinte invece di lasciarle del tutto nere, ma tante cose, cioè è l'occhio esperto di una persona che lavora nel campo dell'editoria da così tanto tempo che riesce ad aiutarti, a farti capire magari come puoi rendere migliore quel lavoro. Quindi sì, per me è stato importante avere editor che mi seguissero sul lavoro. Bene, ma poi magari ci farai qualche esempio proprio sulle immagini, così dici, ecco quest'ombra qui, quest'ombra è riflessa, invece io l'avevo fatta trasparente. Non posso vivere nel passato, devi capirlo, quindi lui ha questa cosa, deve scoprire. Non metto il dito, non... niente, ok. E... bene, posso di nuovo ricondividere un po' la tua pagina, ecco qua, e parliamo un po' di qualcosa qui, perché ci sono cose molto diverse, vedi, l'una dall'altra. Gli ultimi tre che vedi sono lavori personali, quindi non è lavoro vero e proprio, sono diverso a fare cose, mentre le altre, quelle colorate, è lavoro. Allora, diciamo che io dopo la parentesi Disney, sì. Ho in verità cambiato un po' lavoro e ho iniziato a fare la letterista e l'impaginatrice di fumetti, quindi proprio andata dall'altra parte. Ecco. Ma quindi c'è stato, cioè, perché è stata una parentesi Disney? Perché non... No, dopo Disney, perché per Disney ho lavorato per circa 3 anni. Ah, vedi. E poi ovviamente il progetto si è concluso e quindi niente, è finito quel lavoro lì. E avevo forse bisogno di un po' di riposarmi dopo anni... Dopo il trauma. No, traumi no, però insomma, quando lavori per delle case editrici così grosse, sì. Lavori, ecco, non è che non si scherza, si va avanti, si marcia. E quindi mi sono un attimo fermata e ho provato cose nuove, ho provato a letterare e impaginare, e tuttora lettero e impagino per uno studio di Milano. Ah, vedi? Sì, uh-huh. Sì. E... dopo. E dopo di questo diciamo che ho avuto la possibilità di partecipare, grazie a un amico che è Alessio Landi, che è uno sceneggiatore, aveva bisogno di una colorista per un progetto da presentare e quindi mi sono rimessa a colorare, diciamo, per questo progetto qua. E da lì ho ricominciato però con delle colorazioni per case editrici italiane invece che estere. Ecco, qual è la differenza? Parlaci pure. Allora, in verità quelle per cui lavoro non sono realtà grosse ancora, sono delle realtà emergenti, ma diciamo che questi lavori mi permettono di avere sicuramente un controllo maggiore su il risultato finale della tavola. Nel senso che sono io l'editor di me stessa a questo punto e quindi posso sperimentare, mettiamola così, molto di più, posso divertirmi a sperimentare molto di più. E quindi no, per me questa situazione piace e oltretutto per una di queste case editrici, che è uno studio artistico e una boutique publisher, che è Leviathan Labs, io sono una socia e mi occupo anche di fare editor colore per i progetti. Ah, vedi. Sì. Io mi ricordo diversi anni fa, a questo punto, che avevi in piedi una specie di società, non so se era una società, insomma, con un'altra tua collega. Sì,
Sì, però quello si parla di Disney, di Disney, di Miss Lail e Castelman, perché sì, eravamo un gruppo di persone. Ecco. Sì, ricordo, c'era questa... Tanto tempo fa! Sì, purtroppo è passato un po' di tempo, sì. Però... fedelmente, fatalmente, insomma, questo. Oh mio Dio. Quindi, diciamo, tu hai passato veramente un po', sei rimbalzata un po' in tutti gli aspetti del fumetto. Quindi, praticamente sei partita come fumettista, no? Colorista per un certo tipo di colorazione. Prima ho fatto anche l'inchiostratrice. Ha fatto anche l'inchiostratrice, basta. Ti manca solo di fare la carta con impastarla, esatto, e stenderla, a questo punto. Non so. Cioè, che altro gli si può chiedere, non so. Bene, ma la tua, diciamo, evoluzione come in colorista, quindi come è nata, insomma, dopo i primi inizi dove hai avuto delle linee guida, dopo gli editor che ti hanno aiutato, c'è stato qualche altro passo fondamentale? No, diciamo che da lì poi appunto mi sono messa a lavorare per case editrici più piccole italiane. E lì mi sono, come ho detto, mi sono potuta un po' più sbizzarrire, perché la decisione sul colore era mio, quindi... Ah, ecco, lì cioè, hai avuto più libertà, insomma. Sì, mi sono divertita molto, anche perché mi sono stati dati dei progetti che mi piacevano tantissimo. Il primo era Winterdead, che è uscito con No Express, e era fantascienza, io adoro la fantascienza, quindi mi hanno fatto vedere i disegni e mi hanno dato lo script, ho detto, mio Dio, sì, subito, assolutamente. È bello. Sono stati molto gentili anche loro, perché si sono fidati di me, cioè nessuno ha messo incosciente il colore, detto, ci va bene tutto, divertiti, arrisciti, e quindi è stata una bella boccata d'aria fresca. Bene. Benissima questa cosa. Noi sentiamo un capo di queste... non so per quale motivo, a cosa si riferisse. Comunque sì, Matteo è sempre sul pezzo, è sempre sulla notizia, visto che l'Adobe ha presentato, insomma, questo nuovo Comic Lab, che è questo bellissimo programma che ti sforna il fumetto già impaginato con tutti i con tutti i balloon già messi, con tutte le onomatopee. Anche per il lettering, sì. Il lettering, sì, sì. Ti lascia giusto un po' di spazio. Basta che tu inserisci la sceneggiatura scritta e lui, esatto, fa tutto il resto. Matteo, quindi, apprezza tantissimo questo nuovo programma, infatti... lo adora e sta cercando adepti ovunque. Vuole andare in sede dell'Adobe a prendere fisicamente chi l'ha creato. Ringraziarlo. Passami il link, perché è molto bello questa cosa. La professionalità. Perché devo dire la verità, oltre a impaginare, a mettere il lettering, a creare la griglia, a disegnare se metti lo schizzo, perché ti inchiostra lo schizzo, te lo colora anche in automatico. Ma lo colora anche in automatico. Sono tutti fumetti usciti dagli anni 90. È troppo bello. Sì. E sembrano usciti. Però sembrano tutti fumetti usciti dagli anni 90. Cioè, delle cose allucinanti. Mi chiedo quanta differenza di prodotto ci potrebbe essere fra una cosa e un'altra, quindi se è così in automatico. E differenza di prodotto è una parola grossa. Nessuna. Okay. No, è una cosa, allora, per carità, cioè, poi sicuramente magari nelle mani di un professionista è una cosa strafiga, però diciamo che non hanno usato il disegnatore migliore per fare un mondo del mondo quello di cui può essere capace il programma. Poi, tipo, ho visto il video, però devo dire che intanto uno dovrebbe usarlo, un programma, prima di poter dire qualsiasi cosa, perché chi lo sa. Effetti, le funzionalità magari per un lavoro un po' più professionale, ma infatti, cioè,
Quindi non avendolo mai usato, mi è La sembrato tecnologia, un montaggio di un qualcosa. Aspettiamo tutti di provarlo. Ma aspettiamo tutti di essere sostituiti dai ma non dagli ma non è possibile. No, infatti. Non c'è AI che tenga con il lavoro di una persona. Beh, se la prossima live vedete una cosa dell'Adobe che si muove al posto mio, che è stato varato un nuovo programma, ma può essere, può darsi che faremo piano male tutti. A me è sembrato un tavolo di montaggio. Sì, infatti è molto più simile a InDesign piuttosto che. Sì, solo che un il montaggio programma. Lo decide lui, è questa cosa ma che poi ha lo cambi, lui ti dà un'idea, poi se vuoi la cambi. Va bene. Un software creativo, ecco. No. Il montaggio, almeno è quello più che tecnico. Ho visto dal video, poi ribadisco. È un segno dei tempi. Le funzionalità del programma non saprei. Visto così mi sembra qualcosa di per montare, sì. per fare tutto quanto, sì. non lo so, guarda, sto cercando proprio giusto per dare un'informazione completa a chi ci sta guardando, stavo così, cercando. Scusa. A me la scusa, ci perdonaci, ma questa cosa c'è toccata nel profondo. Io ho messo su un post, ci sono stati tipo 120 commenti. E tu io sono del team Malizan, comunque tutto è bene, quando arrivano cose nuove va tutto bene, poi tanto se sono buone continueranno, se fanno schifo moriranno. Sì, ma è giusto così. Beh, insomma, meglio è un inizio, è un inizio di qualcosa che sta arrivando. Per migliorare il lavoro io sono contenta, però esatto. È migliorarlo. Non so se si sente l'audio. Devi metterlo grande, più grande. Tanto è più bello da commentare da noi. Facciamo la Jalapas. Fai con noi la Jalapas. No, vabbè, ora è andata così. Poverina. La Jalapas verso la povera Adobe Presenter qui, che ci sta spiegando che quanto è tedioso fare un fumetto, perché un fumetto è fatto di tante cose. E le devi prendere manina a manina. Dai frame, anche questi disegni. Sempre, è dura la vita nel mondo del fumetto. E il fumetto secondo me è solo l'inizio, perché è giusto, siamo all'inizio di qualcosa di nuovo. Insomma. Però non si tiene conto che in verità ci sono tantissime figure professionali diverse, non è detto che una persona ti occupi di tutto. Quindi... Infatti. No, ma in questo caso puoi anche andare no. proprio, puoi andare a prendere un caffè e, okay. e dargli la sceneggiatura. Figli tutto e cosa. Ciao. Però, no, sono state fatte diverse osservazioni. Sarebbe anche interessante commentare la cosa proprio con una colorista. Ma allora non tanto l'episodio del software in particolare, ma proprio il fatto che determinati software possano effettivamente cambiarci il modo di lavorare. Vedete? Tutto questo impaginato che sta facendo vedere è generato automaticamente dal programma in base allo script, solo in base allo script, nel senso che interpreta un grido in una maniera tale che gli dà più risalto, lo mette in un balloon di effetto, stellato, eccetera. E puoi anche non obbedire, spero, insomma, puoi anche sì. cambiare un po' le cose. No, però, beh, certo. E per dal ultimo... Punto di vista, Pamela, dal punto di vista dei letteristi, io... ci ho avuto a che fare perché poverini hanno dovuto letterare i fumetti miei. I letteristi letterano, e questa non è letteratura, ma è la verità. Prego, sì. No, volevo dire, una cosa del genere comunque sia, non penso che possa nemmeno andare a intaccare il lavoro del letterista. Neanche secondo me, perché è un lavoro che non si limita a buttare il testo dentro un balloon. E infatti. Ecco, spiegaci un po' questa cosa, perché molti magari non hanno chiaro tutto ciò. Cioè, intanto, io penso anche solo allo scegliere o all'interpretare colori. Quale font sia migliore per un fumetto, quale sia la disposizione migliore dentro la scena per un balloon. Non è semplicemente prendere e buttare qualcosa dentro una pagina.
E poi ci sono tutte, non so, mi chiedo per tipo gli adattamenti da, da una pubblicazione estera a una italiana o viceversa, cioè sono tutti comunque adattamenti, no? Non so come farebbero a farli dentro qua. Quindi anche queste cose come linee guida, come si muove un letterista? Un letterista si dice, si può? Per gli adattamenti? Sì, per gli adattamenti, appunto. Se c'è un'omatopea in inglese, tu la ricrei, a seconda di se ti viene chiesto, ovviamente, dall'edizione, tu la ricrei con InDesign. Sì, cioè la cambi in, in una italiana. Tutto questo, però, tu hai a che fare con, anche in questo caso, con un editor italiano che deve seguirti in questo tipo di... Sì. Bene. Non so quanto potrà fregare il lavoro a qualcuno. Spero di no per tutti noi. A chi lavora in modo professionale non frega una begonia di questo software, non c'è proprio... No, penso anch'io, poi magari saranno le ultime parole famose. Ma... No, io dicevo anche nel post di Federica, l'anno scorso c'è stato un putiferio perché la Nvidia ha creato questo software che si chiama Gauguin, che tu fai 4 schizzi di colore buttati lì così e lui ti crea un environment completo, totale. Quindi dai un'idea di montagna, un'idea di piano, un'idea di sfondo e lui fa delle robe mega galattiche. Però cioè, già non se ne sente parlare più, nel senso, sono cose che possono essere sfruttate in base ad alcuni momenti, ad alcune idee, però... Cioè uno che è uno degli environment artist più bravi dell'universo, l'ha provato, l'ha usato, l'ha pubblicizzato, ma tanto quello che fa lui non c'è nessuna AI che lo ripete. Non puoi fare quello che mette la tua fantasia, che mette il tuo tocco, anche andando a lei che fa la colorista, cioè anche andando contro le regole di certe cose che poi crei gli effetti migliori. Quindi la I non va contro le regole. No, è comunque interessante il fatto che lo sviluppo di certi software si sta appoggiando sempre di più su algoritmi di appunto intelligenza artificiale o cercano di... non soltanto darti strumenti, no, per realizzare qualcosa, ma cercano proprio di fare quella cosa al posto tuo. È come dire, lo strumento poi lo decide il software, quale usare e come, non lo sai neanche più, vedi soltanto il risultato. E questa è una strada che probabilmente sta iniziando a manifestarsi veramente soltanto ora. E chissà appunto... Cioè la I ormai c'è anche in Illustrator, in Photoshop, cioè ci sono un sacco di comandi che nel vanno... Nel nuovo Photoshop soprattutto, perché ci sono proprio adesso un neural filter che cerca di fare cose veramente inusitate, non soltanto cambiarti le espressioni, ma cambiarti proprio l'età, un po' quello che abbiamo visto con degli esperimenti su delle app per telefonino, insomma. E sicuramente la colorazione, come altri aspetti un po' del disegno nell'industria, sarà soggetto a tutto questo. È inutile pensare che non lo sarà. Non in questa forma, magari, non così come è stato fatto su questo Comic Blast, che blasterà sicuramente molte persone. Ma, si autoblasterà. Si autoblasterà forse anche da solo, ma, sicuramente. Ma ritorniamo un pochino con i piedi alle cose sul colore, sulle macchie di colore di Pamela. E facci vedere veramente, Pamela, cominciamo col mettere le mani su qualcosa di tuo. Vediamo se ho coperto tutto quanto le tue cose, ma posso ancora cavarmela mettendo in condivisione il mio schermo. Eccolo qui. Ecco, per dire, noi abbiamo una copertina di una situazione, appunto. Questa è la copertina di The Barbarian King 3. O è un libro? È un fumetto, sì.
Ecco, questo è proprio un esempio di lavoro no, ordinario, penso, no? Quelle cose che devi fare e devono fare centinaia di coloristi ogni giorno, anche per prodotti sia americani che non solo, insomma, che europei, eccetera. No. E si fanno in digitale. Il tuo rapporto con il digitale com'è? Com'è? Dici tutto. Bellissimo, io l'adoro il digitale. Anche perché con le tempere queste cose qui non sarebbe... Però bastonato forse per questa frase, ma io trovo tanto bene con digitale. Anche a disegnare, cosa che in verità prima non facevo e poi in verità mi trovo bene anche a disegnare adesso. Ecco, ho sbagliato. Ma disegnare in, dunque nel senso che tu comunque affianchi anche un'attività di disegnatrice oltre a queste cose no, qui? Non è un'attività lavorativa quello del disegno, io lo faccio per passione, cioè quando smetto di colorare ho 5 minuti mi metto un po' a disegnare così, per piacere, non... Ma prepari progetti di qualche tipo? No, proprio per piacere proprio, giusto. mi rilassa molto. E senti, so che tu hai il file originale di questo, anche perché l'hai fatto te, quindi se non ce l'hai te il file originale non saprei. Che dici? Ti va di parlarcene un po'? Assolutamente. Guardare un po' la situazione. Ti metto in condivisione il tuo schermo, anzi tu mettilo in condivisione, io lo accolgo semplicemente. Allora... così che vediamo proprio dentro lo schermo del computer di Pamela, eccoci qui, eccolo qua. Vedete? Sì, abbiamo due bellissimi avvertimenti verdi che dicono attenzione, c'è qualcuno in una live, se vuoi lo cambiamo. Allora, guarda, è fortissimo, quindi vi prego di perdonarmi, ma... Ok, allora. Ecco, tu lavori con i livellini. Con poche centinaia di livellini, insomma. No, pochi, queste ce n'ho poche, c'è cose più disparate. Che non si fanno vedere però quelle. Tutte figure. Ma fai come facciamo tutti, che cominci a nominarli, poi perdi per strada la voglia di farlo e dici tanto me lo ricordo. Sì. Poi gli dai il soprannome. Assolutamente sì, magari poi ne faccio uno sopra l'altro per fare diverse prove. Poi li mergi. E quindi diciamo, questo è un file pulitissimo. È un percorso organico, l'importante è che esatto. Alla fine... Dillo che in realtà l'ha ripulito per noi, cioè prima aveva 874 livelli. Io vi ricordo che la scorsa volta c'era chi disegnava, colorava e faceva tutto direttamente sul livello dello sfondo, perché tanto se lo poteva permettere. Bravo! La scorsa live. La scorsa live, sì. Io avrei un po' il terrore di lavorare tutto sullo stesso livello. Ma Pamela, non è che potresti cambiare quest'ombra sotto gli altri 77 livelli? Sarebbe giusto che tutti avessero questo errore. Anche per fare modifiche più veloce, perché ovviamente non è detto che mandi un lavoro e quel lavoro dicono sì, perfetto, ok. Certo. Non ho mai visto succedere una cosa del genere. Quindi è sempre bene avere non tantissime cose staccate, ma una buona parte divisa proprio per poter fare modifiche in modo veloce. Ecco. Faccio un bello zoom, che faccio vedere un po' tutta quanta l'immagine che già è piccolina. Eccoci qua, perfetto. Che cosa ti danno? Che cosa ti consegnano? Ti faccio vedere proprio l'inizio. Come arriva il file. Il postino te lo porto. Per fortuna no. Portano le cassette zip, che erano delle cose grosse così. Ok, questa è come arriva il file. Eccola.
E sarebbe un Nicolò Fanelli, bravissimo disegnatore. Ma anche, anche le parti, quelle sfumate, sono tutte sullo stesso livello o sono separate? No, è tutto un livello unico. Cavoli. Sì, ovviamente ho levato il bianco, ora si vede. Ecco, certo. Questo è l'originale. Originale, originale, ora si vede doppio, ovviamente. E poi con... Quindi era già un pochino ottimizzato con in digitale, no? Perché vedo delle parti di inchiostro, sì, indebolito. Ecco. Questo è disegnato in digitale, sì. È tutto inchiostro, eh? O è matita? Come... ma io direi metà e metà. Metà e metà, ok. Sì, ci sono alcune parti che sono anche retinate. Ah, vedi, vedi. Interessante. Sì. Molto bello. E tu come parti? Come affronti la cosa? Io parto facendo ovviamente i flats, i piatti sulla tavola, che sono per me sono fondamentali. Praticamente non stiamo parlando di cucina in questo momento. I piatti sarebbero delle zone di area di colore piatto. Da cui ti occupi sia delle flat che della colorazione poi definitiva? Sì, se posso sì. Se no, mi affido a magari un'altra persona per cui che mi fa i piatti. Ecco, giusto, perché nel mondo reale i piatti si fanno fare appunto insieme. C'è qualcuno che alza la mano, tante di piatti. abbiamo una piattista, Veronica. Una terrapiattista. Esatto. Veronica consegna i lavori e assieme anche un servizio di piatti, di solito. Esatto. Tipo Mastrocca. Perché è un lavoro, possiamo dirlo, è la parte più tediosa del lavoro, non per questo è meno importante, insomma, anzi deve essere fatto con una certa precisione, però si tratta di separare le parti del disegno e riempirli di colore piatto in maniera che poi io possa rigenerare quella parte colorata come selezione in qualunque momento, il che è molto utile, ma è anche una cosa lunga all'inizio da fare, insomma, che spegne ogni poesia nel colorista. A me in verità rilassa. In realtà non è una cosa impegnativa, è meccanica dopo un po', quindi metti la musica e vai. La fai. Sì. Quindi faccio vedere un po' di piatti, vai. Allora, i miei piatti. Allora, questo è lo sfondo. Oggi ho fatto questo come piatto è un po'. Cos'è questo poi? È un pattern indiano? Sì. Come funziona? È semplicemente un pattern. Buttato lì. Sì. Poi lavorato con un livello a colore e un livello a overlay sovrapponi. Una sfumatura. Sì. Su, perfetto. No, Federica, non ridere. È un lavoro molto complicato, ve lo dico subito. E i piatti sono nel livello che si chiama livello 3, dovrebbe chiamarsi piatti, ma vabbè. Eccolo lì. La china. Eccolo qua, perfetto. Ecco, capite? È bellissimo. Il lavoro duro, insomma, del colorista parte da lì. Sì. E siamo solo all'inizio, perché poi sul piatto andiamo con, cioè il primo, il contorno, il secondo, chiaramente, però si parte con... A me a non odiarlo, vuogli no, assolutamente, ma ci mancherebbe. Fin qui diciamo è una storia un po' comune a tutti, poi da qui in poi ognuno può anche un pochino muoversi come meglio crede. E Pamela come si muove? Cosa fai qui? Io ombre. Le ombre. Io lavoro tanto con le ombre, quindi mi faccio il mio livello in moltiplica di ombre. Ok. Che sono pennellate. Per fare le ombre levo i piatti. Ok. Faccio così. Per vedere meglio. Ma tu vai, posso farti una domanda sulle ombre? Vai per addizione o per sottrazione? Per moltiplicazione. Cioè, nel senso,
io lavoro al contrario rispetto a tanta gente, faccio tutta la campitura intera di ombra e poi E vado a poi vai a togliere. togliere. Sì. Ma io in verità, sì, forse faccio più come fai te, nel È più senso, non comodo faccio forse. totalmente la campitura, però magari prendo un'area che deve essere in ombra, vado più in Più ombra di quello larga. che dovrebbe essere, esatto, e poi con la gomma a opacità diverse sfumo. Mentre tanti lavorano con la luce. Sì. Quindi Ma i suoi metodi. quindi in questo caso tu avresti su un livello trasparente hai aggiunto più ombra di quanto diciamo ne vediamo e poi l'hai cancellata? Vuoi dire così? Guarda, ti faccio Ma sì, guardiamo, un dai. Ecco, esempio. bene. Riempici per bene così il video, così vediamo meglio tutto quanto. Bellissime queste cicatrici, tra l'altro. Questa è sicuramente un'inchiostrazione fatta con Clip Studio Paint, o forse Comic Blast, ma penso più Non credo. Paint. Sento una vena di sottile No, è importanza. solo. Ad esempio, Sottile come un baobab. se devo fare un'ombra, Eccoci. ah, ok. la do proprio piatta. Poi prendo la gomma morbida. Oh, bellissimo questo esempio dal vivo, vedi come. Quindi hai E vado fatto a proprio. dare la luce dove magari può entrare di più. È tutto Sì, ci così. sono dei piani in cui rimane più dura l'ombra, magari dei bordi, e mentre le uscite sono più Esatto. degradanti. Sì. Molto Esatto. bello. Quindi appunto qualcuna è morbida, ovviamente, mentre qualcuna è proprio netta. Allora, stiamo montando un'ideale lezione di colorazione, perfetto, mi piace. Volevo chiedere, hai un colore fisso, cioè usi solo una tonalità di grigio o hai dei colori fissi per le ombre o vari a seconda? No, dipende dall'ambiente. Ad esempio, se devo fare un notturno, è probabile che scelga un colore più tendente sull'azzurro per le ombre. Quindi dipende, sì, poi si vedrà anche qua che uso poi i clip mask per dare un colore magari diverso a una certa parte dell'ombra. Sì. Sì, però non tendenzialmente un grigio, mettiamola Ok. così. Sì. Il flip mask esattamente, puoi farci un Sì. esempio? Sarebbe quello che altre Allora, persone chiamerebbero. maschera La di maschera di ritaglio. ritaglio. Ah, maschera di ritaglio, la flip mask, ecco. Clip, no, clip mask, mi sa. Ah, clip, avevo capito Clip flip. mask. Ma quello Sì, sono no, io che. scusate, no, anche la mia pronuncia non è granché. No, ma neanche il mio dito, quindi siamo. Eccoci. Quindi adesso abbiamo le ombre grigie, avendo fatto un clip mask con colori diversi rispetto al grigio, la mia ombra si è colorata. Sì, anche perché un Ok. E giochi. incarnato risulterebbe troppo spento, che è Sì. proprio la cosa più rischiosa delle basi grigie, fondamentalmente. Esattamente, E sì. giochi anche con metodi di fusione illegali, com'è? Cioè, Illegale, oh mio Dio. no, comunque Allora, con metodi di fusione esoterici. i metodi che uso di solito di più è sovrapponi. Ah, vedi? L'overlay, io lo amo. Tipo anche nel caffè latte la mattina, cioè ormai è diventato già. compagno fedele, perché secondo me dà una grandissima mano per le atmosfere, per i mood, e quindi lo uso tantissimo. E anche lo uso anche per le luci, per Sì, fare le luci. per i lumi. Lo usi nello stesso modo, cioè semplicemente ci metti colore oppure bianco, no? Non lo so Sì, in alcuni come. casi uso il bianco, perché comunque l'overlay tende comunque a schiarire la parte su cui poi viene applicato.└└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 └ић└
e quindi viene una tonalità un po' più chiara rispetto a quella di base. E se no, per i mood invece uso colori proprio sparati, sparatissimi, tipo rossi. Ci sono anche in questa tavola. Continua pure, vai. Tu applichi il metodo di fusione, lo applichi solo all'intero livello o ti capita anche di applicarlo ai pennelli? No, solo ai livelli. Difficilmente lo applico sui pennelli, sì. Okay. Magari se voglio qualche cos'altro in overlay lo metto nel un altro livello ancora. Sì. No, però no, sui pennelli no, devo dire che non ho questa abitudine come lavorazione. Molto interessante. E una tavola del genere, quindi, come procedi? Cioè, appunto, hai detto siamo alle ombre, hai già messo, ma nel senso hai un percorso di lavoro un po' rigido, cioè devo mettere le ombre, poi metto le luci, poi sì. Alle atmosfere ci penso dopo, oppure è tutta una cosa che procede? Allora, sicuramente la parte a cui dedico, diciamo, di lavorazione maggior tempo sono le ombre. Mi concentro molto su quelle per avere proprio la plasticità delle varie scene o dei personaggi, e poi mi piace, è una cosa che io adoro, mettere le ombre. Yeah. Mi piace veramente molto. In alcune tavole, a differenza delle copertine, magari prima faccio qualche prova di mood. Sì. Mm-hmm. Qualche prova vuol dire qualche livello, diciamo, a perdere, dove sì. Tu fai delle prove. Esatto, sì. Sì. Prego, continua. Ok, poi qua ho messo un altro livello di un clip, un altro clip mask, perché avevo bisogno di un controluce più violaceo per staccare un po', perché dalla china comunque si vedeva che la luce proveniva, diciamo, da questa zona qua. Poi, luci che sono ovviamente in sovrapponi. Ah, fantastiche. Ma la tecnica è la stessa che ci hai fatto vedere per le ombre? Sì. Metti del bianco e poi cominci a sfumarlo. Sì, esatto. Cancellarlo in maniera sfumata. O qualche volta qualche gradiente anche. Dipende dalla parte che devo lavorare. Ovviamente se è una parte molto piccola, no, non lavoro col gradiente, però... Se è magari una campitura più grossa, sì, per ottenere una sfumatura che va dalla luce appunto all'ombra. Bene. Queste sono in normal, queste luci qua, sono dei capelli. Uh-huh. Sì, e queste sono fatte con un gradiente probabilmente, o con un'inversione, una selezione inversa delle ombre. Una selezione inversa delle ombre? Spiegaci questa cosa, perché è bella. Anzi, faccela vedere. Anzi, rifà tutto da capo. E arriva di nuovo. Rilavorala tutta. Okay. No, semplicemente selezionando il livello delle ombre. Sì. Lo inverto. Lo inverto, poi vado sul piatto e... scelgo la parte che mi interessa, ad esempio voi capelli. Ma sì. A questo punto, se io do un colore, questo mi si applica al piatto. Nella parte che non era di ombra. Ah, giusto, perché hai invertito l'area, ho capito. Sì. E quindi sfrutto già un lavoro fatto sulle ombre per poi applicare le luci. Bello, molto bello. Non so se si è capito. Sì. No, okay. Ho capito, sono chiarissima. Ecco, questo tipo di skill, come tanto... Schillato si è detto, si poteva dire, l'Accademia della Crusca ha detto che si poteva dire. Che si può dire? come cioè sono esiste un, diciamo, una confraternita di coloristi che si passano tutti
le tecniche, oppure semplicemente ci sei arrivata per forza? No, in verità c'è stato tutto quel trainer di lavoro insieme anche altre persone, quindi cercavamo di trovare una soluzione migliore che ci aiutasse nei momenti di totale crisi. Che dovevamo consegnarvi, dovevamo essere veloci, e quindi venivano fuori tante idee e quindi cercavamo di applicarle. Questo è importante. Quindi c'è un bel passaparola. Io non ho mai trovato nessun colorista che non abbia aiutato un altro, magari, che era in difficoltà. Quindi, o sono stata molto fortunata io. Questo è bello. No, siamo delle brave persone. Sì. I coloristi hanno anche tanta pazienza, devo dire, rispetto ad altre figure professionali. E io penso solamente a quando vi trovate degli inchiostatori che tengono sempre linee aperte, e che neanche Clip Studio col close gap può non salvarvi, ce la fa nemmeno Clip Studio. Forse ci comprendiamo, e per quello dice: poverino, ma che lavoro sta facendo, dai, diamogli una mano, via. Quanto tempo richiede una tavola, diciamo, insomma, di un prodotto tipico, francese o americano? Come sto cercando di costruire una media, ma chiaramente è difficile perché, diciamo, una tavola diversa da quelle che fa SEO, però anche diversa da quella che può fare il miglior prodotto, insomma, Marvel, una via di mezzo, ecco. Quante ore ti impegna? 4-5, insomma, una mezza giornata per fare una tavola. Sì. Quindi, diciamo, poi dipende dalla colorazione che deve essere fatta, perché magari sono anche colorazioni più semplici. Poi la mezza giornata del colorista non corrisponde per forza alla mezza giornata degli esseri umani normali, perché magari c'è chi ha 8 ore di lavoro e chi ne ha di, insomma, i coloristi magari vanno leggermente su altri calendari. Comunque. Comunque, insomma, 4-5 ore è già buono, secondo me. Sì, ora non ti parlo di tavole, cioè ho fatto una media, ovviamente, fra le tavole che magari hanno una colorazione più semplice e magari delle tavole più complesse. Poi certo, c'è il momento in cui magari ti trovi davanti a delle tavole e non hai l'ispirazione, quindi magari le fai in un modo e poi le ricominci, butti tutte e ricominci da capo. Che succede? Succede? Ecco, questo è interessante, anche questo aspetto. Almeno, prendi delle strade, dici: questa è la chiave giusta per il mood, l'atmosfera. Ho sbagliato tutto, ricomincio e vado in un altro modo. Sì. Non mi piace più, non mi convince più. Forse è meglio andare da quest'altro versante. Vedi. Ma anche perché tante volte, se continui ad andare a rimenare sulla stessa tavola, ti incasini talmente tanto che dici: lasciamo perdere, butta via. Cominci da capo. I piatti e ricomincia da capo. Esatto. I piatti si salvano. I piatti sempre. I piatti sempre. Quando litigate, non gettatevi i piatti. Andiamo avanti. Guarda, sta diventando interessantissima questa cosa. Vediamo allora come risolvi adesso con questo nuovo Comic Blast. Mi dispiace, dovrei smettere, ma nel frattempo me ne farò una ragione, interessantissimo, tanto, dai, continuerò un po' a lavorare. Allora, qui ci sono altri livelli in sovrapponi. Ma sì, ma così perché l'ho detto, a me il sovrapponi piaceva, quindi mi ricordo, sono coerente. La mente non può andare a Nicola Saviori che faceva dei ragionamenti di pari, insomma, uguale a questi, perché anche lui ogni tanto aggiungeva un livello con quello che si era dimenticato nel livello sotto, mi sembra di ricordare, insomma. E poi su un altro sopra rifaceva tutti i dettagli, perché è bello così. Ovviamente a caso, come il buon Nicola. Lui lo faceva a caso. Gli chiedevamo infatti spesso: ma con quale logica fai questo prima, quell'altro dopo? Cioè, ma così, perché mi sembra che vada bene. Sì. E in effetti andava bene. Ognuno ha il suo iter. Sì. Il problema è che se hai degli studenti e gli dici: poi fate così più o meno a caso. E non si guarda.
non è funzionale per l'insegnamento, no, direi che è la didattica, ne soffre. È la nuova DAC, la didattica a casa. Sì. Dopo la didattica a distanza. Sì, freestyle. Dopo la DAC, la DAC. Il famoso freestyle alla Eminem. Vai, vai, facci vedere un quindi, po'. Altro livello in sovrapponi, mm-hmm. E queste sono delle, dovrebbero essere delle altre luci e sì. Il trucco della donna. Il trucco, giusto, il trucco no, non l'avevamo considerato. Eccolo qua, perfetto. Come vedete sono quelli, le luci su... Sulle parti... sulla parte metallica e anche su questi due. Sì. Oh, per imparare come mettere le luci e le ombre è stata dura? Com'è? Hai dovuto fare un percorso specifico? No, ma perché è una cosa che mi è sempre piaciuta. Quindi forse l'ho fatta, l'ho applicata molto volentieri e via via. Mi ricordo, prima sfumavo tutto. All'inizio sfumavo tutto, quindi poi mi sono imposta di devo fare tutto netto, no? Le cose, vabbè. E quindi ho trovato diciamo la via di mezzo che mi piaceva. È giusto, è giusto. Un po' netto, un po' sfumato, dipende. Io tipo consiglio quando faccio lezione di all'inizio di mettersi delle frecce, di disegnare delle frecce. Mm-hmm. Molto stupidamente no. Per capire da dove viene la luce. Tu lo fai sì, nel tuo lavoro? No, io non lo faccio più, ovviamente, però magari lo faccio qualche volta su delle tavole in cui mi viene ruotata la visuale. Perché si può sbagliare e mettere il punto luce nello stesso punto in cui l'abbiamo messa la vignetta accanto. E invece la scena è ruotata. Sì, quando ci sono dei controcampi oppure una scena di combattimento. E quello frega un po'. Perché magari ti viene in automatico di mettere la luce che viene dalla stessa parte della vignetta precedente, invece non è così. E quindi io lo consiglio ai ragazzi, ovviamente quelli che vengono al corso, di cominciare a metterle prima di lavorare, così da rendersi conto un po' da dove deve provenire la luce nelle varie giusto, scene. Giusto, giusto. Questo è un altro consiglio che mi segno da mandare all'Adobe per fare una versione migliore di Comic Blast. Esatto, mi raccomando. Quando la scena cambia, va l'impostata la luce. È interessante, vedi? Tutte queste cose sono importanti, anche perché proprio il fumetto è un'arte di in progress, no? Di sequenza, una storia che si racconta, quindi chiaramente ogni scena deve seguire un percorso, una situazione, un momento. Esatto. E va interpretata chiaramente da... Tu devi avere chiaramente non solo una tavola davanti a quel punto, devi avere un po' tutta la storia che ti scorre prepararti. In verità, quando mi arriva... Ovviamente sì, devo avere la sceneggiatura, perché ecco, non è possibile colorare senza avere la sceneggiatura, non è proprio fattibile. Anche perché tante tavole non si capisce magari se è giorno, se no... È il tramonto, cioè dove siamo? Tante volte non si capisce neanche dalla sceneggiatura se è giorno o se è notte, tocca chiedere. Però uno a quel punto chiama e dice scusa, volevo sapere, ma la tavola totta, giorno, notte? Che ore sono? Beh, magari ti rispondono, sono le 17:26, cioè proprio ti dicono. L'inverno d'estate. Esatto. Giusto, giusto. Non si sfugge. Con l'ora sleale o l'ora solare? Tutto questo... La sceneggiatura è fondamentale perché ci sono alcune cose che ovviamente dalla tavola non puoi riuscire a capire. Quindi magari io non è che leggo tutta la sceneggiatura da tavola 1 a tavola 120, ovviamente. La leggo tavola per tavola. E magari se ci sono qualche riferimento, qualche cosa che magari si può riproporre,
cerco di andare a ritrovarmi magari da tavola dove è già stata fatta un qualcosa, ecco, dove magari è successa una solita scena. E ricevi anche delle indicazioni proprio riguardo il colore, riguardo qualcosa in più Alcune soltanto volte per i sì, coloristi? ci sono note volore magari in sceneggiatura, perché Ecco. magari è un flashback e deve essere lavorato in un altro modo, magari con un colore unico o con due colori e basta, per fare appunto risaltare la differenza rispetto alla narrazione presente. Quindi Giusto. sì, cioè, ci sono note volori anche in sceneggiatura, grazie a Dio, ci aiutano. E come prosegue poi il lavoro? Nel senso che ci sono anche delle revisioni da parte, Sì. c'è sempre un editor, o a volte non c'è l'autore, per dire, vuole dare, l'autore dei disegni vuole dare il suo contributo, lo dà, fa delle Allora, correzioni anche lui. ti posso dire che c'è un po' cioè, di diversità rispetto a. Oh, scusate, c'ho Conte in linea, se proseguite un attimo senza di me, mi tolgo l'audio. È un po' diverso dalla realtà per cui lavori. Cioè, io Soleil non credo, non so se abbiano mai chiesto qualcosa al disegnatore. Ah, Io ok. il mio editor mi dice le cose. È lui il mio faro di luce per capire qualcosa. Se Cioè, io la ho un persona problema di arrivo riferimento. all'editor e l'editor si interfaccia con gli altri e Quindi mi tu dice quello. non hai contatti col disegnatore o Allora, con qualche volta? alcuni sì, perché comunque siamo diventati amici e quindi ci conosciamo, ma per altri progetti non ho avuto mai magari nessun contatto col disegnatore. Mentre Che per è quanto un po' un riguarda. peccato questa compartimentizzazione. Sì, però snellisce un po' il lavoro. Perché io mi devo occupare della mia parte e se ho qualcuno che mi filtra e cerca informazioni per me, io guadagno tempo. Beh, sì. Magari sento una persona invece di sentirne tre, ecco, cioè, perché è lei che ne sente tre per me. Quindi sì, ma invece nelle piccole realtà invece no, cioè è un po' un lavoro di team, possiamo chiamarlo così. Quindi io mando il mio lavoro allo sceneggiatore e al disegnatore e ne discutiamo insieme. Come sta andando? Dicevate che stai parlando dell'autore, per caso? Ero un attimo scollegato Sì, dall'audio. dicevo che il rapporto con gli altri, insomma, l'autore del Sì. fumetto è diverso rispetto alle realtà. Senza, mi è capitato di non avere nessun contatto con la persona che disegnava perché avevo l'editor che chiedeva da parte mia quelle che erano le mie domande a chi di dovere. E invece nelle realtà più piccole, comunque, invece si cerca di fare una valutazione in team. Quindi Sì. io le mie cose le mando allo sceneggiatore e al disegnatore, poi ne parliamo insieme. Ah no, magari questa cosa potremmo farla così. Ah sì, mi è piaciuta tantissimo questa parte qua, riproponiamola anche per pagina tot. E capita di fare correzioni, farle spesso, di Sì, farle solo assolutamente. all'inizio, però dopo non le fate più. Come funziona? No, secondo me c'è sempre da correggere qualcosa. Succede sempre. Succede sempre. Ma cioè, non è un male, anzi un Ecco, bene. sì. È un bene perché se qualcuno magari vede la cosa, qualcosa che si può migliorare, perché no? Sì, Giusto, alla fine è giusto. sempre un work in progress, poi fino a quando non Esatto. decidi, magari Sì, vedi quando. l'insieme delle tavole, c'è qualcosa che ti. Esatto, sì. Quindi, cioè, boh, non so, io credo che sia una buona cosa, almeno per me. Quindi, sì, non mi, no, cioè, poi credo che sia una cosa anche abbastanza normale avere delle correzioni, ecco, io Sì. non.
Il lavoro del colorista è un lavoro che è veramente ha una componente di applicazione, di lavoro. Cioè è un lavoro autoriale sicuramente, però chiaramente deve rispettare tutta una serie di linee guida, la narrativa della storia stessa, quindi il confronto con gli altri autori, coautori, che siano appunto chi scrive, chi disegna, è assolutamente normale. Poi lo Sì, si può vivere in è anche maniera normale diversa. magari riuscire magari una volta, cioè magari riuscire a capire esattamente quale emozione volessero esprimere lo sceneggiatore e il disegnatore, qualche volta magari no, cioè perché per te quella scena l'hai letta in modo diverso, perché non siamo tutti uguali, no? Ognuno ha la Vabbè, sua certo. percezione delle cose. Quindi ti dicono: no, guarda, ma noi in verità pensavamo che dovesse essere con questo mood, me lo immaginavo così. E ti dici: sì, va bene, ok, non c'è nessun problema. Qua. Benissimo, benissimo. No, no, viene a Hai pensare poi. delle scene che detesti colorare, perché tutti noi abbiamo dei nostri talloni d'Achille. Allora, devo pensarci. Allora, un tempo erano Tipo, lunghe. per me Un tempo. le cose tipo i mercati, I mercati, tanta gente. i grandi mercati I mercati con la internazionali, la gente e la roba borsa. sulle bancarelle. Ah, ecco. Ok, allora, una volta, un tempo era la neve, La però in neve. verità poi ne ho fatta così tanta che adesso Ormai. non mi preoccupo, l'abbiamo passata. Forse le scene con tanti cavalli. Ah, vede, Sì, forse vede, vede. quelle sono ostiche. Tanti cavalli. Perché c'è la componente del movimento? No, perché No, il perché c'è è la corporatura dei l'anatomia. cavalli, l'anatomia dei cavalli che è tremenda. C'hanno 2000 muscoli con 7000 ombre. Sì, perché poi il disegnatore fa il contorno del cavallo, mette due ombre e poi Ciao! dice: adesso cazzaci tu. Poi, Quindi forse direi sì, tali tanti cavalli. sì, Quello, decisamente. quello. Ecco, ok, proseguiamo pure con questa disamina proprio puntuale di ogni livello. Allora, Siamo abbiamo curiosi. messo Ha il fatto trucco e acqua giù trucco. è rimasto il rossetto che è rimasto sotto, non so perché. Ah, vedi. Ok, eccolo. Sempre in sovrapponi, strano. E poi vabbè, arriviamo a livello in normal, che sono le lucinette. Non so se si sono viste. Sì, Sì, sono si vede, si vede. proprio ok. Proprio nette, nette. Bellissime. E qui sei ancora sotto la china, però. Sì, assolutamente. Quindi la china è ancora è proprio Sì, in eccola qua, tonsa. Non è è arrivata. stata toccata No. assolutamente. Però arriva il momento in cui decidi, ma basta, c'è troppo nero, voglio cominciare. Dici un po', come procedi, come procedi? Adesso la parte più bella, cioè gli overlay E sparatissimi. vai, cioè, va a darci questo overlay, Soddisfazioni questo clima un quando lo po'. trovi Sì, l'overlay è sempre una esatto. gioia, è una droga, è una Eh droga, sì, non ne esci più. l'importante è trovarlo. E quindi andiamo una botta, anzi rimettiamo anche lo sfondo, che a Sì, questo a questo punto, punto devi. e poi mettiamo l'overlay. Oh, e cosa succede nell'overlay? Spieghiamolo a chi ci ascolta. Che cosa c'è dentro questo overlay? Faccelo vedere in modalità normale, così uno si rende conto che cosa è successo. Sono pennellate Sono due colorate. gradienti. Una dovrebbe essere viola, viola, esatto. Non so se si vede lo swatch, forse non si vede, Sì, comunque è un si viola. vede. E un rosso sparatissimo. Quindi. Che la modalità sovrapponi fa sì che quindi tu tingi tutti i colori e gli dai questa bellissima tonalità calda, soprattutto i grigi se li mangia tutti, guarda che bello. Quindi questa è la mia parte più la parte più divertente, secondo me, della colorazione. Beh, sì.
Poi sono i bagliori e vabbè, diciamo le luci sopra le Eccoli qua, accidenti, si è acceso proprio. Quindi occhi, orecchini, tutto ciò che era di metallo, le perline tra i capelli. Ecco, per come lavori tu, o per come probabilmente si dovrebbe lavorare nella colorazione, non sembra che tu abbia usato o stai usando pennelli particolarmente complessi, sembra Ecco, anzi che ne fai volentieri a meno, cioè usi proprio il pennello quello precalcolato semplice di Photoshop. Potresti lavorare su una versione di Photoshop del 95, ma ma non infatti se ne ora, vabbè, accorgerebbe. questo è un CS6. È un CS6, un applauso per la versione CS6 di Adobe Photoshop, una delle più belle, tra l'altro. Tra l'altro è stata fatta l'ultima prima che l'Adobe cominciasse a far pagare la Creative Cloud. Quindi, cioè, non nascondete la vostra commozione, ragazzi, veramente. È l'ultima vera, è l'ultimo vero Photoshop, diciamo. Sì, è l'ultimo Photoshop Quindi figurati. quello che amiamo tutti quanti, prima che si facesse pagare un tanto al mese per essere avviato. Bello. E quindi la nostra CS6, comunque bella scura anche la CS6, pensavo fosse ancora rimasta, invece no. Sono io che mi ricordo, insomma, stanno cambiando troppo velocemente le versioni, secondo me. Quando vedevamo quei bei riquadroni grigio chiaro con gli strumenti ancora più grigio chiaro. Adesso è tutto a tema Quindi, dark ormai, tutto sul telefono, sul computer è sì, diventato tra tutto un po' dark. ricominceremo, tanto dopo un po' Beh, ci si stanca di una cosa. scusate, io sono contenta perché le mie retine mi dicono grazie, Ma certo. perché specialmente per lavorare la sera poi diventa una tragedia. Ma Poi vabbè, noi HCP a tutti quanti, ma sì. risparmiavi tantissimo non accendevi la luce in casa perché ti No, tutto bastava il cioè, computer facevo. faceva tutto lui, non c'era bisogno di altro. Sì, infatti adesso siamo arrivati a più che altro le innovazioni sui filtri neurali che appunto, ti fanno da soli certe cose, ma la versione CS6 aveva già tutto quello che poteva desiderare un colorista, praticamente, a meno che uno non debba fare colorazioni selvagge con Io mi ricordo pennellate. che quando è uscito il CS6 ho pianto dalla commozione perché c'era l'opportunità di usare il contagocce che ti campionava il livello attuale. Ah sì, Cosa che in potevi studio c'è scegliere. tipo da 20 anni. Perché Sì. io mi ricordo che per campionare qualcosa devo spengere tutto. Solo quel livello lì e poi riaccendere tutto. Davvero, io mi ricordo quello Metterò un piccolo memino nella chat lo vedrete compare dietro poco. Voi fate. Io. Sì, fai pure. Federica compone meme ogni tanto. Vabbè, giusto, giusto. Bellissimo. È rimasto un ultimo livello, sarà la firma. Che cos'è? Cioè, Sì, è pure la cioè, firma. è tutto. Ah, ecco. Sì, è la Cioè, firma che è qua giù. avessi coperto tutto quanto di blu, cioè, una cosa. Dopodiché ha fatto tutto questo, poi ha fatto un solo livello e l'ha messo in bianco e nero e basta. Sarebbe stato giusto. Era, tutto quanto era solo uno studio per trovare il miglior bianco e nero E comunque il possibile. bianco e nero, se lo fai in bianco e nero e basta, non viene bene, lo devi fare dal colore. No, infatti, assolutamente. Io confesso che ho sempre avuto, no, da sempre no, comunque una grande simpatia per i coloristi da un momento preciso, perché eravamo presso una grande casa editrice con Zinesi, nostro capo, che saluto tanti anni fa con Vacom. Eravamo in questa grande casa editrice che non nomino, e mentre spiegavamo, mostravamo le L'abbiamo prodezze nominata la della. scorsa settimana, ma va bene. No, 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 assolutamente.││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 
che le prodezze della Cintiq 21 grigia, che era veramente il massimo della tecnologia allora, proprio soprattutto per le sue capacità di aiutare chi doveva colorare, mi si alzò l'art director, penso, della testata di allora, e mi disse una frase che da allora si è scolpita dentro la mia memoria. Mi disse: il fotolitista però ci deve mettere 50 minuti per finire la tavola. E da quel momento questa frase cominciò a rimbalzarmi in testa, non fui più in grado di dire nient'altro, perché però ecco, questo mi dette già un quadro di come il colorista può essere un lavoro non sempre facile, no? non sempre neanche il colorista, il fotolitista, cioè non si capiva neanche bene, insomma, a chi andasse questa tavola. Probabilmente i coloristi all'epoca non erano, insomma, in cima ai desideri insomma. No. Però capisco che ci sono tutta una serie di regole, non soltanto legate, ecco, al risultato, che magari vengono prima, e quindi il colorista deve veramente fare i salti mortali a volte per realizzare un lavoro, insomma, di una certa qualità. Ecco, tu, per dire, hai anche tu dei simpatici episodi da raccontarci, di cose che ti sono accadute di questo tipo, non lo so, questi ultimi... Vuole gli spettegoles, lo zio Atto, sì. Vuole spettegoles. Voglio cercare di scavare, capisci, nel torbido. Cadi malissimo, io ho una memoria bella. Questo metodo di lavoro che hai sviluppato, comunque, per dire, è una cosa che lo hai fatto così perché dovevi realizzare questo tipo di lavoro così, e altri li fai in altri modi? Allora, come metodo, no, cioè sempre lo stesso. Magari può cambiare, magari posso utilizzare delle texture diverse, magari posso utilizzare dei pennelli diversi, ma non tantissimi, non uso molti pennelli con gli effetti. Magari qualche pennello, vabbè, per le nuvole sì, uso i pennelli. Per le nuvole e per magari lo sporco, il metallo. Vuoi farci vedere una cosa diversa da questa? Se puoi, insomma, se non è coperta da segreti industriali. Farmaceutici. No. Una tavola interna del volume di, sì, The Barbarian King 3, scusa, che è già stata messa su internet, quindi posso farla vedere, non ci dovrebbero essere problemi. È già stata rapinata su internet, quindi sì. Allora, questa ha tanti livelli in più. Ah, vedi, questa è completamente diversa. Tutti qualche livellino in più, ma qualche. Qualche overlay in più. Oh, che bello. Beh, non c'era niente all'inizio, è arrivato il fuoco, le fiamme, le meteore, tutto. È arrivato tutto. Diciamo dopo. Che come il chiostro questa è già molto lavorata, perché questa è una tavola di Luca Panciroli, che è poi l'artista che ha fatto il disegno del banner della faccia. Puoi farci una zoomata al centro, per godere meglio, perché è veramente piccolo. Ecco qua, sì. Magari faccio anche una carrellata in giù. Sì. Bravo, vedo che Luca sa usare Comic Blast molto bene. No, ha una app molto potente di Comic Blast. Che bello. Quindi questa è la fine è già molto lavorata, nel senso che usa neri, non è una linea chiara, quindi sì. E usa i retini. Retini e texture direttamente su per la china. E quindi ora faccio vedere la china originale senza tutta questa roba sopra. Wow. Quindi è già una tavola molto lavorata. Eh sì.
Retini. Retini, ma i retini danno qualche problema dopo o no? No, in questo caso no, perché sono No, nel allora l'unico nero. problema che però non è secondo me collegato al retino, ma è collegato ai grigi in tavola, è quando devi andare a colorare delle parti di china e devi stare molto preciso perché sennò vai sui grigi. Anche con il clip mask, perché il clip mask ti dà la possibilità di lavorare sul segno che trova sotto, diciamo, nel livello in cui è collegato, ma se sul livello ci sono anche i grigi, Certo. devi andare a pennello a fare come se ridisegnassi per non prendere i grigi. Quindi l'unico problema, secondo me, cioè problema, non è un problema, lo fa, si fa. La cosa un po' più impegnativa su una tavola con i grigi è quella. E tirare fuori le luci alcune volte, perché magari il grigio ti mangia il colore di base e ti mangia la luce. Capito, Quindi sì. capito. Direi queste Bello. due cose, da stare attenti sulle tavole con, cioè diciamo, parecchio lavorate. Non tanto col retino, ma quanto con i grigi. Bello, molto bello. Oh, senti, vuoi farci vedere qualcos'altro? Altrimenti prendo io un attimo la tua pagina Instagram e se vuoi ti faccio qualche domanda ad hoc. Assolutamente. Quindi ti strappo lo schermo di dosso, eccoci qua, Di mano. e di mano. E Ora. scorro un pochino perché vedo cose anche molto, molto diverse, Ecco, ecco, l'una stavo già dall'altra. guardando Come... quella anch'io. Allora, questo è il mio relax. Hai preso una cosa di mio Momento disegno di relax. rilassante. Sì. Questo ovviamente la reference è una foto, eh. Cioè, mi sono messa la foto accanto e l'ho rifatta. Ecco, accanto, quindi non Sì, è stato accanto. un... sempre è questo, abbiamo Questa è la tavola, appena quindi. visto. E, beh, chiaramente, scusa, torno indietro, chiaramente quello che hai fatto qui non è simile a quello che abbiamo visto finora. Qui hai lavorato di impasto. Questo è un lavoro su un unico livello. Ecco, sì. È come dipingere. Sì, volevo dire questo appunto, come giustamente sei andata a bottega nel Rinascimento a Sorrentino Poi ti e questi manca la sono i cosa. frutti del lavoro, in effetti. E faccio queste Usi sempre Photoshop anche per questo tipo di colorazioni qua? Sì. Hai mai provato altri programmi? Tanto per... Tipo ce n'è uno nuovo, Comic Blast, non penso che l'abbiamo già acquistato. Consigli, Atos, guarda che tra un No, po' vabbè, viene la dire polizia di Adobe che ci arresta tutti. Verità, Clip Studio però l'ho provato. uso anche Manga Studio, ma solo se devo inchiostrare, perché lo trovo più versatile per gli inchiostri rispetto a Photoshop. Versione hai? Vecchissima, Se la CS6 CS6 di è per Photoshop quello che usi ancora Photoshop. ci sarà la 4.3 Perché qui di abbiamo domani. una. Ma io mi fido assolutamente. No, vabbè, poi è una cosa personale. Diciamo che Clip ha ancora questo piccolo problema della gestione del CMYK rispetto all'RGB, che ormai siamo quasi a livello, Il però CMYK conviene sarebbe sempre fare una la ripassata. quadricromia, ciano, magenta, giallo, nero, lo dico per quelli che Per non, i pochi che non sì, sapessero. che non parlano il giapponese, il CMYK sarebbe quello lì, quella cosa lì. Sono molto interessanti, questi sono dettagli, immagino, dettagli Sì, molto ingranditi di... sempre delle tavole di The Barbarian King 3, Ah, vedi, che è vedi, molto proprio bello. il penultimo progetto che ho chiuso. Oh, a Molto breve, insomma. bello. Molto interessante. Questa è una cosa Questa spettacolare, ma è con un impianto la qui. variant di The Barbarian King 2 per la Ok. Spagna. Dovrei avere, non ce l'ho, c'ho la variant della 1, se la volete vedere. Ah, Sì. aspetta, vuoi dirci che per la Spagna fai dei colori diversi che per gli No, altri sono le nazionali? copertine.
Vengono fatte delle variant per i paesi esteri. Capite la vita dell'editore prima, ma anche proprio del colorista che deve realizzare lo stesso prodotto in più forme per venderlo meglio a certi mercati piuttosto che altri. Ah, perfetta, questa collana è perfetta. Bellissima, sì. Anche qui c'è un po' di retinatura, vedo. Sì, perché è sempre Luca Panceroli. Abbiamo fatto diversi progetti insieme. Quello della retinatura è Luca Panceroli. Questo invece è Nicolò Tofanelli, che è quello della copertina di Barbarian King 3. Molto bello. Sì, è risolto poi con pochi colori alla fine, con ecco anche questo. Un work in progress. Ogni tanto. Qui già sei andata su atmosfere, texture, pennelli un po' granosi, hai fatto qualcosa di diverso qua. No, è sempre la crina. Lo vediamo piccolo, ma... Ah, è già tutta nella crina, tutto questo... No, lo sporco grana. Sul robot no, la grana sul robot no, sono texture. Ho capito. Però anche lì c'è una china molto lavorata. Sono molto forti. Bello questo, molto bello. Piace molto l'atmosfera. Qui c'è una texture, quindi è... Panceroli. C'è un retino, volevo dire. Retino. Togli, che lo sai che su FB non si possono far vedere. Ma è il proprietario, è uno. Vabbè, lasciamo. Molto bello, anche qui è tutto giocato con pochi la colori. Neve. Sì, la neve, la neve, la neve. Esattamente. Esatto. Adesso scorro un pochino più velocemente anche queste cose al tratto, che sono molto belle comunque. C'è anche questo qui. Che è un dettaglio, ma è una matita colorata? Sì, questa è una mia matita. Questo è un disegno mio, sì. È l'antistress. È l'antistress, al solito. Questo è una cosa molto... adesso lo vediamo microscopico, purtroppo. Mi dispiace. Questa non c'è su Behance? Non c'è questo su Behance? Sì, ci dovrebbe essere. Sì, allora vado su Behance. Dark Frontier come progetto, che è questo con le due persone di spalle che camminano. Questo? Sì. Bene. È bello perché io l'ho indicato sullo schermo come se Atos potesse vedere. Allora, questa molto è la bella. Qui c'è tutto il progress. Wow. C'è anche il progress, questo è più grande. È bellissimo questo sfondo. Tutto... Lo sfondo l'hai fatto tu? O c'era già? C'era già. No, lo sfondo c'era già? No, lo sfondo c'era già perché vedo dei retini, quindi sono sicuro. Che... No, guarda, non è una domanda a caso, è che tante volte nelle tavole alcuni sfondi vengono lasciati ai coloristi che li fanno senza linea, li fanno solo col colore. Che bello. È un bellissimo lavoro, devo dire. Sì. Ho trovato poi uno dei problemi di chi inizia a colorare, a volte proprio non saper scegliere una palette di colori che non siano i primari sparati, perché rosso, verde, blu, giallo, blu. È difficile comunque la scelta della palette, non è una cosa... Tu come ti muovi? La difficoltà maggiore come... Allora, io non faccio molta ricerca, devo ammettere. Io... No, cerco nella mia nelle cose che ho visto, nei film che ho visto, nei fumetti che ho letto, e dico questa sensazione, questa scena per me dovrebbe essere così, come quella scena di quel film, esattamente così. Allora cerco di ricreare, no, ovviamente copiando, ma ricreando un po' quello che io ho nella testa. Che mi ricordo da film, da fumetti, da libri. L'importanza comunque di avere una cultura varia, variegata, di essere comunque sempre, come posso dire, attivi e cercare degli stimoli nuovi per chiunque faccia cose insomma, di tipo visivo, non chiudersi semplicemente sulle cose che uno fa di solito.
ma guardare film, guardare appunto foto, bellissima qui, c'è questa grana, io non so se riuscite ad apprezzarla, io la sto vedendo a tutto schermo, ed è veramente caratterizzante, da un mood. Fa anche tanto videogames questa cosa. Ci stiamo pensando molto tipo The Last of Us. Sì, ma a me ricorda, oddio, com'è che si chiama? Mi verrà in mente. Quello del? No, comincia con la B, ma non mi viene in mente. Quanto tempo ti ha preso la ricerca di questo tipo di palette, di questa atmosfera, più che la realizzazione tecnica, intendo, proprio trovare la chiave giusta per colorare? Allora, in verità questa color è stata fatta, perché in effetti di solito si procede così, la cover non si fa all'inizio. Mm. Si fa dopo aver fatto tante pagine del volume. Mm-hmm. Così che hai in mente tutti i vari scenari e quindi tutte le varie atmosfere che ci sono dentro il volume. Quindi diciamo, io questa palette l'avevo già trovata colorando l'interno del volume. Oh, si è bloccato. Eccolo qua, sono delle scene, delle tavole del volume sotto. Quindi l'avevo già trovata, diciamo, all'interno del volume, lavorando le varie tavole. Questa è una cosa interessante anche. Molto, sì. Anche questo equilibrio di colori tra le varie vignette, molto, molto bello. Io personalmente fatico molto, venendo dal bianco e nero, quando mi tocca colorare cose mie o altre cose, fatico molto a tenere un insieme coerente. Cioè, il mio cervello dice quella cosa è rossa, non devi farla rossa. Anche se nel mood non ci sta, e quindi non riesco proprio a farmelo uscire dal cervello. Ecco, perché qui è tutto ambientato appunto questo è un flashback. Ah, vedi? Ecco, e quindi abbiamo, insieme allo sceneggiatore, abbiamo deciso di utilizzare pochissimi colori, tutti in una tonalità. Okay. In questo caso il rosa. Oh, interessante. Molto bello. Sì, anche perché tante volte magari con delle cose così molto nere, molto chinate, sono più efficaci pochi colori piuttosto che una gran caciara di tinte. Sì, esempio, in questa ultima tavola non c'è tantissimi colori, tendenzialmente c'è un blu, dei blu, sì, e dei gialli. Molto bello, veramente. Sta sempre non dove devo... li metti quei blu e quei gialli, però. Vabbè, certo. Notavo che mancano totalmente i balloons. Sì, queste sono proprio tavole, perché io alcuni progetti non hanno i balloon. Mm. Vengono poi cioè, già disegnati, diciamo, sulla tavola, ma li metterà il letterista. Ok. Direttamente. Cara Adobe, non pervenuti, non sempre sono sulla tavola, che non sempre, vabbè, poi. E speri sempre che il balloon non vada a coprire quella cosa meravigliosa che hai fatto, che dici ho fatto un balloon, una didascalia grossa così sopra. Ero convinta che ci fosse anche quella spezzetta. Forse ma non so perché. Beh, qui ci sono dei progetti veramente, per dire, questo qui è fatto con pochi colori, questo adesso è un, ecco, chiaramente questo un io prodotto già lo completamente adoro. Diverso. Questi sono però, i miei disegni, però non vale. Però è bellissima, c'è un equilibrio in tutto questo, fantastico. Ecco, per dire, questa cosa qua. Sono morbidissimi. È veramente... Quella battuta sopra è uno spettacolo. Cosa? Sono innamorato. Cioè, anche senza effetti speciali, esplosioni. Sali sopra, sali sopra. Sopra? Cosa c'è? Qual è? Ecco lei, è meravigliosa. Questa? Ma giù, no. anche questa. È bellissima. Batgirl. Ah sì, bellissima, assolutamente. Sì, hai dei neri spettacolari. Grazie. Li hai fatti di così, buona la prima? O c'era una matita sotto? Hai fatto diversi passaggi?
ho fatto prima, per questo è tutto in digitale, ho fatto prima il disegno in ciano, cioè in blu, come se disegnassi una matita blu, e poi vado direttamente con la china e tante cose le decido mentre metto la china. Tante, tante cose, sì. Bello, si capisce comunque c'è un grosso lavoro veramente di raffinazione in questo mestiere che poi ti porta a migliorare gli equilibri, le masse. Qui per dire, dicevo, qui non ci sono effetti speciali di nessun tipo, ma l'equilibrio di colore è perfetto. Pochissime Sì. ombre e quelle pochissime ombre bastano, non si Ah. sente il bisogno di altro. Molto, 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 molto bello. E tutto in Photoshop anche qui? O hai usato Clip Studio per No, la questo è Clip china? Studio. Ah. Questa ultima Rogue è Clip Studio. Mentre Batgirl era Photoshop, sicuramente. Bellissimo. E su questi altri progetti, non so se c'è qualcosa di cui magari ti piace parlare, mettere l'accento. Qui anche questo c'ha dei colori sicuramente. Ah, bello, molto bello. Questo è un volume, Fuori. anche qua, era qua l'ho Ecco, qua spaccato, allora, c'è che lo spezzettato, sì. Sì, è la china, questa. colori piatti e poi tutto il resto, che qui era Prova a tanta. ingrandire Atos se si apre. Sì, sì, però Dovrebbe, non si ingrandisce. non si ingrandisce più di così. Rimane nella stessa dimensione. Questo è un Molto volume che è uscito in America, bello. che è Solo in stato, America. sì. Scusa, per Amigo, sì, in America, con Amigo Comics. Cosa ci è rimasto? Beh, quindi diciamo adesso stai continuando quindi su tanti progetti. Questa cosa del questa come, così, questo contrattempo della pandemia mondiale ti ha cambiato qualcosa nel tuo Allora, a lavoro? livello, cioè, a me non è cambiato granché, nel senso che io lavorando, potendo lavorare da casa e lavorando da remoto da sempre, non ho subito nessun trauma. E il mercato del fumetto ne hai risentito? Com'è andata? Dici un po'. Sì. Vabbè, intanto non c'è stata la possibilità di fare fiere. Sì, Quindi questo lo alcune sappiamo. vetrine non si possono, quest'anno non saranno utilizzate. E quindi per vendere, per farsi conoscere, anche quelle sono importanti. Sì. Tu utilizzavi la fiera, diciamo, Lucca o Bologna, non lo so, Lucca. per proporti. In verità io le uniche fiere in cui sono andata a propormi è stata Angoulême in Francia. Giusto. Sì, ho iniziato da quelle. Poi quando ho cominciato comunque ad andare a Lucca, io già lavoravo, quindi non Angoulême comunque ti ha fruttato nel mercato francese, chiaramente. in verità, cioè no, vabbè, sono andata solo una volta in review portfolio. Da disegnatrice, perché Ah, per questo è giusto. disegno il colore, e diciamo è stata una di quelle porte in faccia terapeutiche. Ah, Porta ora ci devi in tornare faccia da lì. terapeutica, interessante. No, Ci nel devi senso, ti tornare da dicono: no, letterista. guarda, non ci interessa, però ho trovato una persona comunque che mi ha dato tantissimi consigli per migliorare. Mi ha detto, guarda, no, secondo me, ad esempio, mi ricordo che poi anche questa qui si collega alle ombre nette e sfumate. Disse, per questo disegno, secondo me, è meglio una colorazione molto più netta, molto più grafica, rispetto a questa che hai dato te, che invece è molto lavorata e molto, molto sfumata. E quindi quello è stato il là anche per dire, adesso devo imparare a fare le ombre grafiche e nette. Ah, vedi, quindi Però quelle se non sono le fosse stato portfolio per review lui. che servono, cioè Esatto. quando ti Infatti dico porta in danno. faccia per modo di dire, cioè sì, mi hanno detto di no, però un paio di consigli me l'hanno dati e io ho cercato di fare.
Sì. Giusto, giusto. Quindi sì, io credo che la mancanza delle fiere sicuramente sarà un problema. Sente. Sì, si sente. Ma poi sperate, perché diciamo Luca... che alcune case editrici magari non di oltreoceano magari non, in questi periodi non si fanno, non rispondono magari alle mail per qualcosa, sì, magari di lavorativo, perché sono nei pasticci. Sì. Vista la situazione che hanno là. Sì. Poi per me non è, ho detto, io lavorando con l'Italia, per me non è cambiato tantissimo. Tu hai lavorato comunque, avevi dei progetti in corso invece anche oltreoceano, no? Ne ho concluso uno poco tempo fa, in cui ho fatto, diciamo, un cameo dentro il volume. Sì. E si spera per il 2021 di fare qualcosa col Canada, vediamo. Interessante. Non ho mai lavorato per il Canada. Qual è il mercato canadese in confronto? Non lo so, perché mi è stata chiesta una collaborazione, ora vediamo un po'. È un mercato che si sta scongelando piano piano, insomma. Piano piano sta arrivando. Beh, ma perché poi noi siamo abituati a pensare sempre solo al mercato francese, italiano, americano, fine. Vabbè, poi quello giapponese, ma Federica può dire che è impossibile da scardinare quello giapponese. Allora, però poi magari ci sono tanti altri mercati. Ma se vai lì fisicamente per un po' per farti vedere, forse anche qualcosa sì, però... È un posto dove se non ci giungi fisicamente non ti calcolano, sì, almeno per le loro problematiche mentali, per la loro elasticità mentale. Io so per esempio che molti autori italiani che disegnano per l'America sono andati lì nella fine degli anni 90 portando i loro portfolio, per esempio la Pichelli, e questa cosa era stata vista come un ti sbatti talmente tanto che sei venuto fino a qui e allora ti devo prendere veramente in considerazione. E questa è una cosa che penso che succeda ancora, però credo che almeno adesso con internet sia più semplice. Ci spera. Ok. Bene. Io sono contento, abbiamo fatto una bellissima carrellata sul mestiere proprio del colorista, che era proprio quella la cosa che volevo un po' approfondire, sul mestiere proprio grezzo, proprio quello che lavora di piccone, no, dentro la grotta, voglio dire. Ci interessano tutti gli aspetti della creatività, ma insomma questo ci tenevamo. Tra l'altro avremo prossimamente anche altri coloristi, abbiamo una ricca scaletta, anche proprio parleremo anche un pochino più di fumetto prossimamente, anche proprio in onore a Luca Comics. La prossima settimana però appunto il nostro ospite dovrebbe essere Luca Comics, sempre se ora devo richiamare Conte appena ho finito, che prima avevo la live, l'ho dovuto chiudergli in faccia, proprio perché se va tutto bene comunque cercheremo di non farvi rimpiangere nulla di Luca e di fare più collegamenti possibile, insomma, anche proprio live. Questo insomma è un piccolo spoiler. Che poi siamo sempre live, ma in questo caso la parola live ha una doppia accezione, ma ne parleremo più avanti. Pamela, c'è qualcosa di definitivo che vuoi dire sul mestiere di colorista? Toglierti un sassolino dalla scarpa, che ne so, vuoi dire qualcosa? Posso dire che non è un lavoro da sottovalutare, no, ecco. Non prendete un lavoro facile, e se lo volete fare dovete proprio avere tanta passione, perché come anche disegnare o comunque in tanti altri ambiti, se non ti piace quello che stai facendo in questi ambiti, secondo me resisti poco, perché c'è tanto da lavorare, c'è tanto da lavorare fuori orario, durante le vacanze, per le feste,
Diciamo, quante vacanze, quante ferie estive hai fatto tu, Pamela, quest'anno? Quante ferie hai fatto Due giorni. quest'anno? 2 giorni. Ben 2 giorni. Mi fa capire, insomma, appunto, è arrivato il messaggio che c'è una componente lavorativa in questo mestiere che non è cosa da poco, insomma, che però se piace. Tra l'altro, insomma, Pamela è anche disponibile a insegnare presso la Design di Firenze. Se volete, Pamela vi insegna se va tutto bene, insieme a lei, tra l'altro, vi aiuterei anche un pochino anch'io, ma quello, nel caso se ne riparlo. Insomma, è tutto mo molto bello, perché comunque è molto bello il fatto, mi piace sempre questo percorso che una persona appassionata di fumetto, poi per varie strade approda alla colorazione, poi per altre strade si ritrova a collaborare con importantissimi editori occidentali, insomma, non, stavo per dire di tutto il mondo, ma mi è venuto in mente appunto che a Tokyo in questo No, momento non, no, non si può. non recepiscono, non recepiscono. E quindi, ragazzi, c'è spazio in questo lavoro anche durante il lockdown. Penso che Pamela sia piena di lavoro. Sì, oltretutto, se Vedete, poi dietro di interessante. lei ci sono tutti i libri che deve finire entro la prossima settimana. Sono tutti in Menabò. Grazie a Dio, non è vero. Comunque sì, anche alle persone che magari sono uscite dai corsi e vogliono intraprendere cioè, la carriera di colorista, andate a bussare anche e cominciate magari dalle piccole realtà, perché sono sempre in cerca di persone e magari Ecco. vi possono formare. Quindi Sì. provate, mandate progetti, chiedete. Guardate, soprattutto guardate cosa fanno, mi raccomando. Mandate cose in linea con la casa Mandate cose anche indirizzate a quello che dovete fare, a quello che fa la casa editrice, editrice. Perché ok, vuol dire che un po' di almeno avete aperto senso. e guardate cosa fa. Sì, immagino. Vabbè, fate Quindi voi, è questa è carino. veramente. Cioè, però provateci. Sempre, mandate sempre portfolio o andate alle portfolio review. Sì. Ora purtroppo non essendoci le fiere, portfolio review dal vivo non si fa e quindi mandate però alle mail delle case editrici. Provateci. Comunque, non è difficile, insomma, i manga non li mandate a Casterman, i robottoni non li mandate a Disney, ma i paperi non li mandate appunto Alla alla Marvel. Marvel. Ma basta un attimo, insomma, Ma in dovete realtà, aiutare guarda, Disney e la Marvel è della Disney, se li potrebbero passare tra di loro, non un attimo. è Al che. limite, fate voi. Mandi a uno e dici, vabbè, mandalo pure a tutti gli altri. Alla redazione dell'Uomo Ragno, questo no, beh, insomma, però. Se non lo chiamano Uomo Ragno in Non Italia, lo penso vanno. dall'82, no? Come? Io ho due riferimenti, Uomo Ragno, Nembo Kid e Mandrake, penso. No, no, non Phantom, leggo. no? È un po' di tempo che non leggo fumetti. Diabolic, no? Diabolik, Diabolic. sì, Diabolik, sì. Anzi, devo ricordarmi di contattare un grande autore per invitarlo assolutamente. C'avevo anche Alan Ford del gruppo TNT, insomma, c'avevo un pochino di varietà, no, no. Perché lui guarda sempre al presente, no? Come Sì, scrivo con Gerard è un Spino. uomo proiettato nel futuro. È l'uomo mascherato, no? Diabolik. Ah no, Diabolik è diverso, non è l'uomo mascherato, hai ragione. No. Comunque, Chiudiamola qua. sì, sta diventando imbarazzante. Oh, Grazie Pamela, Barbara. grazie, A me grazie di la tua. tutto. Ho risposto a una Barbara, scusate. Ecco Sì, perché. siamo Non multitasking. rincoglioni. Vabbè, ce Siamo la possiamo multitasking. fare. Pamela, ci ha fatto veramente piacere, guarda, ci hai veramente arricchito ancora di più, insomma, sempre su questi. Grazie Ogni dell'invito. settimana noi ci arricchiamo di un argomento nuovo, alla fine saremo veramente Tuttologi. Jeff Bezos in confronto, insomma, Faremo noi il niente. vostro lavoro, fondamentalmente. Assolutamente. Ah, ecco, lo facciamo per questo.
E quindi lasciamo tutti gli altri nostri utenti, ascoltatori, pubblico in sospeso con questa grande suspense e un grande arrivederci invece la prossima settimana, che noi sfideremo qualunque buonsenso, ma non la legge, quello ci atterremo, ma faremo veramente qualcosa in cui Luca sarà viva e presente. Questo faremo di tutto su questo aspetto, quindi aspettate. Ecco, non abbiamo dato molto spazio alle voci del pubblico, ma il pubblico, come vedete, ci adora. Andrea, grazie. E ci fa gli applausi. E niente, ci salutiamo, ci abbracciamo tutti quanti. Rimanete online voi che ci salutiamo fra di noi, e un bacione a tutti quanti invece. Ciao a tutti, grazie Pamela. Ciao a tutti, ciao.